ci rivediamo. Ehi, ehi, salve. Iniziamo bene. Salve. Che è sta cosa? Ma che cazzo? Calmati, gioco, non laggare. Aspetta, vediamo un attimo. Calma e calma. Non è troppo veloce la cosa. Aspetta, devo sistemare un po'. Mettiamo un attimo. Ragazzi, vado un attimo in più. Wow, quanta connessione, ragazzi. Resumo. E scusate, ragazzi, ho un po' aggiustato la grafica. È un po'. Ma già si è partito. Sì, da mo. Comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio di The Run Red. Come vedete siamo ritorno, porco dio, smettila di laggare. Iniziamo bene. Aspettiamo con già, match. E metti all'inizio, tipo. Allora, fammi vedere. Match, il gusto ventilatore. Ah? Andiamo bene. Mettiamo il gusto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio di The Run Red. Come vedete siamo su Minecraft e dopo tanto tempo siamo ritornati con questa serie. Con me qui c'è... Mamma, non sbattere più la porta. Cazzo sto dicendo, vabbè. Comunque, qui con me c'è Arcanthos. Dopo tanto tempo siamo ritornati a fare serie insieme. Perché però a me non carica tutto il mondo. Oh, è il server. No, non c'è il server. No, è FPS proprio. Cioè, c'ho 25. Oh, 25. Ma no, che cazzo ci ho fatto? E beh, metti. E cambia. Diminuisci il mondo. È nato, tengo due zampe. E te che detta? No, non c'è una vita, sto fa 30 anni. Non è perché ho fatto che cammina a cazzo. Che sto facendo? Cammina a cazzo. Allora, cioè, tagliamo anche qui. Cammina a cazzo. A vedere? Ah, era un'altra cosa allora, mi sa. Ok, vabbè, Anfanin. No, già l'ho detto, è inutile che ripeto le stesse cose, ragazzi. Mi scorcio, vabbè, comunque qui come accanto. Ragazzi, però vi dico una cosa. Questa serie non è che ha degli obiettivi, ci sono delle modo, svariate cose. Sinceramente abbiamo ripreso questa serie per comunque riprendere qualcosa di vecchio che non facevamo da tempo, che abbiamo smesso per svariati problemi che riguardano un cazzo, la famiglia. No, non è vecchio, io avevo... per 8 mesi non ho avuto internet, non mi pare. Beh, però potevi registrare Minecraft e single player, vabbè. Ma vaffanculo. E come li caricavo gli episodi, fammi capire? Vabbè, con il telefono. Ah, ok, sì, certo. Certo. Perché comunque, ragazzi, pubblichi i video su Facebook? Io, quando mai? Come pubblichi i video su Facebook, allora, puoi anche pubblicare i video. Stavo dicendo, no? In pratica, noi facciamo una cosa. Questa serie sarà una cosa più che altro rilassante. Cioè, giochiamo per rilassarci, cioè, per fare qualcosa di particolare. Senza fare cose troppo con gli obiettivi, che dobbiamo fare alcune cose particolari. Cioè, se vogliamo costruire un buco del culo come casa, lo facciamo e basta, senza problemi. No, Francesco? Sì, ma cosa che non succederà. Ah, perché tu sei l'architetto, eh? Cioè, l'architetto, sai, cioè. L'architetto di sto caso. Che dobbiamo fare? Ci mettiamo a fallo? Che ne so, io sto prendendo la legna, giusto per iniziare a fare qualcosa. Ah, boia, mettiamoci qua, mi scoccio, ma chi sarà sbarcato? Dove sbarcano? Sciolto. Qui ce lo facciamo. Sciolto e disinvolto, sopra la montagna o sul mare? O su quell'isola? Su quell'isola, Va bene? Dove? Qua. Quest'isola. Ma già stai pensando a una casa? Va bene per me. Già stai pensando a una casa? Va bene. Ma il letto si fa per forza con la lana. La lana, non ci servono, non servono un cazzo le mucche. Anzi, hai preso tu della pietra? Sì. E visto che io mi scoccio di andarla a prendere, passami un paio di pietre. Tipo 5. Tu che ne pensi? Ecco già. Allora, mettiamo queste lentine e che... Giusto perché mi sa. Ma no, dove dobbiamo fare la casa? Stupido! Stupido, birbentello! Ma dov'è il tavolo da lavoro? Mi fate le manghille? Ma non fai mai niente! Ma là, oh, stanno là, sta pure fornace! Ma dove? Là, là!
E io laggiù devo andare, tu stai bene con la testa. Ma non gioco da tanto tempo, mamma mia che strano. Gioco Mo ci faccio un attimo le spade. Però sto personaggio che salta a cazzo mi sta sul... Ma però non si dice, ma però. Ma però perché? Ma però non si dice. Ma io sono un bravo bambino. Valerio, non si dice. Anzi, ma abbiamo il carbone? No. Anzi, non abbiamo un carbone. Vale, mo abbiamo cominciato. Non ti arrabbiare, però. No, tu mi ti presi, mi tanto. Meno male che era una serie che per giocare rilassati. Ma tu sei scemo. Dammi il carbone. Dammi il carbone. Sono più minchia. Non si vede, allora. Francia, il carbone te l'ho detto. Allora andiamo nella zona. Allora, guarda quel zombie. Quello zombo. Quello zombo. La smetti di saltare, porco Giuda. Visto che hanno messo. Ma vai a cazzo solo tu. È brutto proprio, non serve a niente. Sì, perché ti fa solo i... No, ti fa nervosi, ti fa solo nervosi. Sto facendo un'altra cosa. Guarda là, qua ce ne stanno, Ale. Ma dove? Là. Ma comunque se moriamo qua, adesso spawn. Se moriamo. Se moriamo. Stavo mangiando. E invece. La smetti di colpire, ma io non lo capisco. Come non lo colpisco? Sì. Sono quasi morto. Quanti danni fa un zombo? Lo zombo. Mi ha ucciso l'arciere da dietro. Porca dio. Sei morto? Già. Sì. Ho preso già tutta la roba. Non ci aiuta, mi ha... Non so combattere. Sono scarso. È morto. Cioè, per uccidere uno non so, mi ci vogliono anni. Francia, aiutami. Ma fai chi? Progetto, aiutami. Ma chi cazzo? Anzi, siamo diventati scarsi. Ma non gioca una vita. Ho un cuore. E io dopo. Ma questo è sparato al girato. Ma ha fatto 360. Kick. giusto che dai, fammi raccogliere le cose, porco giù. Ma dai, quante frecce c'ho in testa? C'è una che ce l'ho in testa. Ma tu dove quante sei? Frecce? Oh! Cioè, io mi vengo da te. Frecce, ma sono allo stesso tuo livello, Ma c'è, sono quasi morto! Ma perché me lo porti da me? Non è che tengo... sono morto pure. Ma non può mai venire qua. Perché? Perché ci mette tempo. Io ho il tempo preso. Si scoccia, dici che si scoccia. ho perso la spada, ho perso il legno, ho perso la pietra, cioè boh. E va la prendo, Me la prendo se mi ammazzano, stanno nei zombie proprio accaniti. Mamma mia, la paura. Dai, però non si può iniziare così, cioè. E da lì, quanti ne sono? Ma stiamo iniziando con una chiave, però. Non mi è iniziato così, ma... Ma è quello il problema. Ma se andiamo sottoterra? Ma se uccidiamo i zombie, ma come vai sottoterra? Da sott'acqua? Cioè no, ci mettiamo l'anima. Anzi, dove sei tu? Anzi, stai prendendo ammazzate con le mani. Lo scheletro piccolino mi ha ucciso. Lo zombie piccolino, quindi. Aiuto! Quando c'è... Sono morto! Ma tu ce l'avevi la spada. Allora, siamo tornati sott'acqua a prendere la nostra roba. C'è uno scheletro che mi spara da sott'acqua. Dai, però che giù. Ma muoio di nuovo. Sono morto. È lontano. Corri. C'è uno dietro. Ma ci vuole ancora. No, in mezzo a te che mi sono fatto scoppiare. Aiutami. Guarda che fosse. Che fosse? Un altro creeper, senti. Già è arrivato. Basta, voglio morire. Mangiatemi. Ora non rinasco finché non esce giorno. Ecco giù da stanotte. Ma che quando muore questo zombie? Non hai visto? Non è per potenziale. Ci sta scritto Gesù vicino al zombie. Bene ragazzi, dopo essere sopravvissuto a questo tormento. Sopravvissuti no! Perché siamo. Vabbè. Dopo aver passato questa notte. Questa notte dura.
In teoria, molto dura. Io, sinceramente, vado a prendere un po' di pietre. Perché a causa di sti ritardati zombie siamo rimasti senza pietre. Comunque, vabbè, ritornando a noi, finalmente hanno fermato di tormentarci, cioè hanno smesso di romperci il cazzo, mettiamolo, diciamolo in modo più semplice possibile. Di nuovo siamo qui. Perché sono un gioco di... Perché in pratica, quando noi abbiamo messo difficoltà, la difficoltà, una persona ha deciso di mettere difficile, anche sapendo che il gioco è cambiato. Però io non sono un tipo che fa nomi delle persone che facciano queste cose, cioè sono una persona, sai come sono, no? No. Non sono quel tipo che dice è colpa tua, è colpa degli altri, Preoccupare, sbattimi. mami. Comunque dicevo, in pratica il problema è stato il fatto che scegliendo questo tipo di difficoltà, fanculo ragno di merda, non ti ammazzi. Paga su questo. Non ho fatto a ragno di... Ma muoio di nuovo! Ah, non vai a morire! Aiuto! Chissà perché l'hanno fatto così pesante, cioè è strano, no? Boh, prima facevo anche 100 fps. Ma quando ne fai? Oppure quando non registro mi dà 20-30 fps, secondo me qualche impostazione messa male sta. No, penso, ma tu tieni la quella mod della Shedrin, là, No, si è no, sbloccata. no, no, no. Ah, si muove scaricato con te Minecraft. Non lo so, mo ti dico io. Cioè faccio. Sto sotto la grotta ne faccio 70 ora. 75, 62, 64, Ah, boh, perché 62. forse siamo vicino al mare, Va bene, Frangè, va bene, non ti preoccupare, Frangè. Ma sai, io non capito? Sulla sono un vista sul tipo. mare. Allora. Ma se dici qualcosa ti piscio in testa. No, perché di pietra? Di terra! Di pietra voi? Dammi la pietra, lo faccio io. Paga, sei la faccina pietra. Ma Fai la com'è? pietra! Ma inizia. No, di così però! Ma Aspè! perché il ritaccante piace? Aspè! Sono letto a te! Dove, scusami? Ma tu sei proprio disordinato! Ma dove? Ah, che cosa a cazzo? Così, Ah, vuoi guarda. parlare qua? Qua, così. Lì, lì, leva. Allora ragazzi, quello non lo dite a Francesco, va bene? Almeno No, questo di qui. te. Arcanthos. Tanto sei un nome. Unico. No, Unico quello è nel suo della. genere. È della storia greca. Dei? Arcanthos. È una storia greca. Arcanthos, Ah. su, il. Ah, capisco chi è. Non sei chi è Arcanthos? No, tu sei Arcanthos. Come conosco te? Sì, però Arcanthos della civiltà. È un attimo, c'è la pietra. ma cos'io c'è? Non c'è veramente. Oh, però devi finirla di saltare, porco dio. Con queste gombe. Con queste gonne. Queste gombe. In la pietra. Sì, 10 pezzi. Solo 10. Hai tagliato tutta la pietra per far strada. Non Ma cioè, devo togliere questi alberi, no? sì. Iniziamo un po' di pulire. Finalmente possiamo giocare decentemente. Io ho smesso anche di laggare gli FPS, porca giuda. Prima me laggava un po' troppo. Ora più o meno. Stavo sbagliando albero. Vabbè, no. Ok, però si confonde questo legno con gli alberi. Che serve nella casa? Stavo per rompere due volte la casa. Ok, ho staccato i pezzi che non c'entrano un cazzo con la casa. No, perché io salivo da là. Ma dove? Da dove rotto? Vabbè, Eh, aspetta, se la d'accordo. vedi, se la. Però sta cosa che saltano da solo mi sta sul cazzo. Sì, infatti, ero un po' fastidioso. Ok, non era bello come prima. Infatti, tanto zoombavo quando volevo tu. No, quando voleva Cioè staccare. no, il cammino hanno cambiato, quello è il problema, che tu quando salivi in un gradino non è che dovevi saltare, facevi direttamente. Vale, segna una cosa. Ma poi salta proprio a me. Sembra che sta Sapuan, Nidin. Beh, salta Sai che proprio. lo scalina Vale, rumba. dammi un coso, dammi il legno. Vuoi il legname? Ti do questo. Se la prendo. Poi ti do questo. Ah, hanno fatto anche lo scudo. Oh, Adamo. No, questo lo sapevo. Io no, perché io non gioco mai a sto gioco.
Sto giocando tu. C'è un pezzo di carne. Tu un po' pammurri. Ma tu sei. Ah, ma è della carne marcia. Guarda il personaggio mio. Ciao France, ciao France, ciao France, ciao France, ciao France, ciao France, ciao France. Ah, stupido. Ah, ma rossi, scoppalla. Ma dai, quanto ne stanno arrivando? France, tu non, se... non veniva nessuno qua. Dentro, dentro gente? Non entra nessuno. Quanta gente! Io vado sott'acqua. Quell'accanto sono bloccato su quello. Oh, di salsa di merda. Figlia di puttana che sei. Ah, non mi prendi. Ah, non mi prendi. Ah, non mi prendi. Ah, non mi prende. Oh, che sei salito, ora mi prende. Ah, boh, sta venendo. Sta venendo il giorno. Mamma mia, finalmente. Però questa notte è stata meno dura, devo dire la verità, sono sincero. O almeno per me. Dobbiamo finire. Ma perché poi abbiamo iniziato la casa? Non era bella se andavamo in esplorazione a prendere giù il carbone, legno, ferro, acciaio. Gesù, padre Pio. Tu dici, andiamo a prendere qualcosa? Sì, perché mi rompo il cazzo di stare qui? Cioè, è inutile, alla fine moriamo sempre. Ma come il cibo moriamo e resusciniamo, cioè me. Ah, ecco, come niente fosse, eh. Anzi, almeno prendiamo le mucche. Comunque vado a prendere la pietra, eh. Finiamo sto guaio. E poi, dopo ho fatto questi parti... Non sunshine. Penso, no, future. Penso che è meglio che ci fermiamo, perché... è semplice fatto, perché il video sono tutto il tempo, anche se ne abbiamo fatto un cazzo. Per adesso abbiamo solo combattuto e... Non abbiamo combattuto, siamo solo fuggiti come ragazzi. Abbiamo subito. Siamo fuggiti solo come ragazzi. Allora, ho preso la fornace. Però deve... sta cosa mi sta sul cazzo, eh. Porco giù, mi sono più rilassato. Avevo solo un piccone. Cosa? Niente, sono più rilassato. No, non voglio rilassarmi, ok? Capito, fi? Ah, vale. Oh, me ne faccio due a... Ah, no, non mi serve la pietra, non mi serve... Mo vado a far prendere la pietra. Ah. Ah, ma questo non si passa più, quello là di pietra. Che? Come si passava? Hanno aggiustato, almeno questo l'hanno aggiustato, porca giuda. Allora, scendiamo qua nel tunnel dell'amore. Ah, no, andiamo a Schmanetor. Il fringuello che abbiamo noi mezzo alle gambe. Franci, quanta pietra ti sei... Franci, come sei morto annegato? Se ne ho fame. Ah, quindi tu pensi al suicidio, va bene. Quindi io da oggi nella realtà se ho fame mi suicidio, va bene. È giusto che sia. Comunque il ponte l'ho finito. E tu mi stai facendo prendere la pietra per cosa? Perché devo finire il ponte. E quindi il ponte è finito, quindi io sto perdendo 2 minuti della mia vita. No, non è finito, non è... Luce, che sia la tua luce. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Come è bello non laggare più finalmente. Mamma mia. Ma proprio che laggare? Sto prendendo io. Oh, là c'è... come cazzo si chiama? La canapa. Che poi non è canapa. La cannella da zucca. Da non confondere con... da non confondere con la canna da zucca. Che sono ben diverse come piante. Ah, boh, il verde c'è. Il verde c'è, tu dici? Mm. Vado, sì. Oggi poi userò la canapa come zucchero. Come zucchero. Ci sta la... Vabbè, comunque siamo registrati a 46 minuti. Dai, 46 minuti. E devi pensare che 10 minuti li abbiamo buttati. Il fatto che stavo aggiustando le cose. Quindi ok. Poi tagli non che non è ci che siamo aggiustati. Ferro. Il ferro, mamma mia. Che cazzo di ferro è? Oh, senti Franci, io a buio non ce la faccio. Mi sento male. Mamma mia, ferri del mestiere. Dobbiamo trovare il carbone, vale. Vuoi il carbone? Ma lo tieni tu la sabbia mia. Io non c'ho proprio niente adesso. Ma tiro 64 blocchi di stacca di... Forse quando sei morto. Ah, giusto. Cioè io mentre stavo rompendo l'albero, no? Qua ho rotto quel buco, quel cubo che stava qua precentrale. Io per rompere questo mi ha fatto saltare. Cioè ho fatto... visto. Cioè che cazzo. No, ma non serve a niente. Che poi se ti avvicini qua salti. È come una forchetta nel brodo. Questo è il problema. E salti qua. E infatti io faccio ciao Francesco. Ciao Francesco. Che cazzo deve niente? Ma che cazzo ha combinato questi figli di zoccola? In a body world. Ora vada a è Francesco. Francesco sta facendo notte. Corri Valerio, corri nella grotta. Perché hai buttato il ferro a terra? Io non ho buttato proprio niente a ferro. Hai buttato il ferro a terra? Vabbè, è capitato, poi sbaglio. Ti giuro, uno ci vuole. Guarda, ho sbagliato, Vale.
No, che cosa? Francia, no, no, non dire di nuovo, hai sbagliato come... Guarda, la porta non, posso non è simmetrica al fonte. Francia, it what? No, è qua, ma no, è brutto, yeah, veramente. O spostiamo Francia, il ciao. Ponte, o spostiamo il ponte o la macchina. Sì, la lo fai tu, lo fai tu. Io faccio altre cose. Non voglio proprio sapere niente della tua simmetria del cazzo. Detto in parole povere. Ha già fatto possibile. Ha già fatto possibile. C'è una squadra su League of Legends. No, League of Legends. Ha fatto possibile. Ah, League of Legends. Sì, sì. Ha già fatto possibile, ma ci perso sì. Vabbè, come dire, questo episodio è stato molto inutile. Inutile, sì, è il termine giusto. Inutile, per semplice fatto perché comunque Francesco. Ah, vabbè, poi è sempre. Allora, la colpa è sempre tua. Cioè, visto che la colpa è mia della simmetria, la colpa è tua quando le cose diventano inutili. Io la colpa della simmetria, tu hai la colpa della cosa mia. Guarda qua come è storto. Ma tu devi vieni a vedere e poi chiudiamo. Non posso vedere. Vieni, chiudiamo. Ma è notte. Ah, tu mi paura del buco, giusto? Io sto chiuso nel buco della foglia. Vabbè, mo venga. Sotto per te. Corri Tony, corri, corri Tony. Corri Tony. Corri Tony. Tony, corri. Dimmi. No, no, fuori, fuori, guarda, vieni fuori. Anche Macton. Guarda. Ragazzi, facciamo una cosa. Facciamo una votazione senza che Francesco inizia a cambiare tutta la casa. Vedete, questo che ha costruito io ve lo consiglio. Questo che ha costruito butterà tutto a terra e anche questo. Quindi facciamo una votazione. Si deve cambiare la posizione delle due porte con il ponte. Fatelo sapere sotto il video con il commento. Grazie e arrivederci. Bene ragazzi, direi di fermarci adesso. Lo so che l'episodio è venuto un po' noioso, per il semplice fatto che comunque l'inizio è sempre così noioso. Ma Minecraft in generale è noioso. Giusto Francesco? No. Invece sì. Allora, noi che lo rendiamo noioso. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ci fermiamo qui ragazzi. Chiudiamo le porte perché fa freddo. Anche perché non c'è. Bocca sottola aperta. Goffo mare. Facciamo come dicevo ragazzi. A parte il freddo, chiudiamo di nuovo perché fa freddo sul serio. Va bene così. Ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo episodio vi sia piaciuto, anche se non credo che vi sia piaciuto perché è venuto un po' noioso, però non vi preoccupate, l'episodio verrà cortissimo. Quindi cerchiamo di fare più tagli possibile e levare proprio le stronzate che non c'entra proprio. A parte che sicuramente 10-15 minuti il tempo che io aggiustavo la grafica l'ho passato così. Quindi in teoria non è così lungo come si può credere. Vabbè ragazzi, ci fermiamo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vero Francesco, ci vediamo nel prossimo episodio. Prossimo senza, episodio, ciao. Senza che illudo le persone. Va, so, tre ore. Va bene. Saluto anche tu al campus, guardando il panorama ciao, qua dietro. Guardate com'è bello, io. Ragazzi. State vedendo? Io sto vedendo il tuo bel culetto. Ciao ragazzi. Ciao, adio.